L'appuntamento segnalato dall'agenda istituzionale era per le 11 a prima porta, ma dei 12 componenti della Commissione Mobilità dell'Assemblea Capitolina si sono presentati solo la Presidente Anna Maria Cesaretti di SEL ed Enrico Stefano del Movimento 5 Stelle. Un rapido giro della zona per sincerarci del traffico, ancora soffoca tutto il quadrante nord della città, ma soprattutto delle difficoltà che ancora affliggono i commercianti di Via della Giustiniana, una delle tante zone a livello dei corsi d'acqua che accompagnano il Tevere. I danni restano purtroppo, sì, abbiamo avuto un grande danno anche a livello appunto economico, perché ci sono state cose purtroppo non recuperabili di quello che abbiamo perso e ci troviamo anche a dover riparare o sostituire tante scaffalature perché sono andate tutte rovinate. E loro hanno detto di presentare comunque questa denuncia al municipio, al 15° municipio dove apparteniamo, e però non so come si sbrigherà questa situazione, insomma. Io mi auguro sì che ci aiutino, perché veramente è una situazione molto grave per noi commercianti soprattutto, insomma. Per quanto riguarda il traffico ostacolato da fango, buche e voragini, l'appello della Commissione è al governo più che al sindaco Marino. Noi arrivando qui abbiamo attraversato la sopraelevata, c'è l'Olimpica ancora in corsia unica, c'è moltissimo traffico, moltissimi disagi. E si può fare, credo, un appello pressante e urgente perché si vada in deroga al patto di stabilità, perché il Comune di Roma possa usare i fondi che ci sono, perché è stata chiesta la calamità naturale, perché non si può continuare a mantenere la città in questa situazione. Noi, a parte il fatto che per quanto riguarda la viabilità ci sarà da capire come mai anche strade che sono state rifatte un anno fa sono attualmente disastrate, e questo sarà sicuramente da chiarire e da capire rispetto alla qualità dei lavori. Fatto sta che adesso è urgentissimo intervenire e quindi bisogna che da parte del governo ci sia un atteggiamento di responsabilità e si vada in deroga al patto di stabilità. Allora.